Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina di cronaca. 9 rifugiati politici ospitati in un centro all'Aquila sono stati arrestati dalla squadra mobile per rapine, tentata violenza, spaccio e ricettazione. Il servizio di Daniela Rosone. È stato un tentativo di violenza, una rapina a una ragazza in un casolare in via Montevelino all'Aquila a far scattare tutte le indagini che hanno portato all'arresto da parte della squadra mobile di 9 stranieri, 5 in carcere e 4 con divieto di dimora nella provincia dell'Aquila. Si tratta di persone del Gambia, del Ghana, della Nigeria, della Costa d'Avorio, del Niger e del Mali. Gli investigatori, diretti dal dirigente Tommaso Niglio, hanno scoperto una vera e propria organizzazione. 33 indagati dediti a rapine, violenze, spaccio e furti, 24 le perquisizioni eseguite all'Aquila, Vezzano, Sulmona, Roma e Firenze. Il gruppo più importante era radicato in città ed era stato ospite del centro di via Roma. Infatti le attività principali si svolgevano in quella zona. Per lo spaccio si spostavano in bici, usavano telefoni e dialetti, per i quali è stata necessaria la collaborazione dei connazionali. Sì, un aspetto fondamentale di questa indagine è la collaborazione che abbiamo avuto innanzitutto dalla vittima di questa violenza e di questa rapina, la quale è stata prontissima e senza esitazione nell'indicarci, una volta gli abbiamo sottoposto la foto di questo indagato, che fosse l'autore del reato che aveva patito. E poi la collaborazione di connazionali di queste persone che parlano dei dialetti particolari, dialetti quali il Mandingo, il Wolof e il Broken English, cioè che sono declinazioni proprie di questi paesi, quali il Gambia, la Costa d'Avorio, il Ghana, la Nigeria. E queste persone ci hanno aiutato perché ci hanno aiutato interpretando e traducendo questi colloqui. Se non ci fossero state persone di questa nazionalità che ci avessero aiutato, non saremmo riusciti ad arrivare a questo risultato. Risultato importantissimo che abbiamo raggiunto anche grazie a una prontezza che la Procura ha avuto nei nostri confronti nel soddisfare tutte le richieste investigative che noi abbiamo inoltrato. Avevano lo status di rifugiati, che ora ovviamente sarà revocato. L'operazione si chiama Papavero perché agivano in via Papavero. Scappavano con la bici dopo l'incontro con i clienti per i vicoli dell'Aquila distrutta, uno scenario pericoloso, comunque quello che si stava delineando in città. Il capo dell'organizzazione era un extracomunitario del Gambia. In una telefonata intercettata parla di un ordinativo di droga, trafficavano hashish e marijuana, ordinato da un ragazzo in una scuola. È stata importante anche la collaborazione della ragazza aggredita, che ha subito riconosciuto in foto il malvivente. Non avevano un'organizzazione precisa, secondo la mobile. L'incontro con la ragazza probabilmente è stato casuale, erano appostati per un furto. 13 gli episodi riscontrati di vendita di droga, dei 33 indagati, 31 erano richiedenti asilo, recuperati dal mare, arrivati dalla Sicilia all'Aquila. Gli investigatori, analizzando il traffico telefonico nella zona, sono riusciti ad arrivare a loro utenze che non erano registrate. 2 italiani sono entrati armati la scorsa notte in un centro che ospita migranti a Sulmona. Secondo le prime testimonianze, brandivano un coltello e una pistola presumibilmente scacciacani. Nel caos che ne è seguito, un nigeriano ospite ha riportato una ferita da arma da taglio medicata con alcuni punti al pronto soccorso dell'ospedale, da cui poi è stato dimesso. Indagini da parte della polizia per rintracciare gli aggressori. L'episodio è accaduto intorno alle ore 23. E dopo circa 6 ore di lavoro ininterrotto di vigili del fuoco e personale della Cupello Ambiente, l'incendio divampato all'interno della discarica a servizio del polo tecnologico del consorzio Civeta è stato domato. Dopo l'episodio di ieri, il fuoco era tornato a interessare nuovamente la discarica di proprietà della Cupello Ambiente. Non si conosce con precisione l'ora in cui i rifiuti sono tornati a bruciare. La società è stata avvisata dal custode del Civeta. Intorno alle 5:30 i danni principali all'invaso da 450.000 metri cubi riguardano soprattutto la rete di protezione della guaina che andrà ripristinata. L'incendio potrebbe avere un'origine dolosa, ma chiaramente non ci sono certezze, anche se il fatto che a distanza di poco più di 24 ore le fiamme siano divampate nuovamente all'interno della vasca porta a non escludere alcuna ipotesi. La Cupello Ambiente, società dell'imprenditore del foggiano Rocco Bonassisa, ha inaugurato la discarica nel settembre del 2016. Nel maggio scorso ha ripresentato, dopo il ritiro del primo progetto al Comitato VIA della Regione Abruzzo, il progetto di un altro invaso da 480.000 metri cubi che dovrebbe sorgere a breve distanza dagli attuali impianti.
Proseguiamo con il nostro notiziario. È arrivato nelle ultime ore un nuovo stop dal comitato Via per il Megalo 2. Questo il giudizio del sottosegretario alla giunta regionale con delega all'ambiente Mazzocca. Mazzocca, è arrivato il secondo stop del comitato Via a Megalo 2. Se ne è parlato tanto nei mesi scorsi, qual è il suo pensiero? Ma più che secondo stop si parla di un'attività che tende a ribadire uno stop già formulato e che come da decisione Via va anche un po' oltre, nel senso che per quanto attiene la regione si intende tutto ciò che c'è stato a livello di valutazione ambientale revocato e so che ad oggi il responsabile sta scrivendo al comune per invitarlo a revocare gli atti conseguenziali con cui hanno permesso a suo tempo la produzione di quegli atti autorizzativi. E ora cosa accadrà? Quindi conseguenzialmente ci sarà la revoca degli atti che a suo tempo autorizzarono la struttura ai vari livelli di competenza. Non so cosa riterrà di fare l'istante, ma questa è una decisione già assunta. È stato indetto uno sciopero per l'intera giornata di domani, giovedì 14 giugno, dai tecnici di laboratorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. I lavoratori protestano contro l'assenza di una guardia medica attiva durante le ore notturne e contro l'intransigenza della ASL di Teramo a cambiare l'organizzazione interna. Tania Bonici Castelli. I tecnici del laboratorio analisi del presidio ospedaliero di Teramo hanno proclamato uno sciopero per giovedì 14 giugno e non escludono di ripeterlo nelle giornate del 19 e 26 giugno. I lavoratori hanno deciso questa azione di protesta dopo aver preso atto delle posizioni assunte dalla direzione aziendale dell'ASL di Teramo, che non intenderebbe cambiare l'organizzazione del loro lavoro notturno svolto attualmente in assenza della guardia medica attiva. L'unica possibilità che ci è rimasta per rimuovere con un atteggiamento del capo dipartimento irremovibile su un'organizzazione che sta creando, di fatto ha creato disagi sia ai dipendenti e ai lavoratori, ai tecnici laboratori, che sia all'utenza. Eliminando la prima cosa, eliminando la guardia medica attiva la notte, quindi soltanto un medico in reperibilità, ci troviamo con un solo tecnico di laboratorio, in locali maestosi, dispersivi, in solitudine per tutte le ore notturne, quindi loro ritengono di essere messi altamente a rischio. Che cosa chiedono i lavoratori? L'autorità è di ripristinare l'organizzazione così com'era, com'è in tutto Abruzzo. Se noi andiamo ai laboratori di Chieti, ai laboratori di Pescara, ai laboratori dell'Aquila, anche con meno personale, garantiscono una guardia medica notturna. E oltre i lavoratori che operano di notte non operano in solitudine e si dà risposte efficienti, efficaci all'utenza, alla popolazione. L'ASL di Teramo che cosa risponde? Di Teramo, così non riusciamo a avere un confronto anche in quelle occasioni che ci siamo rivolti al prefetto per, diciamo, la fase conciliativa propedeutica allo sciopero, si è presentato solo esclusivamente il dottor Di Gaetano, non si è presentato né il direttore generale né il direttore amministrativo, tranne una volta solo il direttore sanitario, la dottoressa Mattucci, ma non c'è stata data risposta in tal senso. Negano, comunque si sostiene che questa organizzazione è un modello, dottor Gaetano, che ha, dice, di Trento, che l'ha portata a Teramo, dove secondo lui i dati riesce a dare risposte, cose assolutamente non vere. La Regione ha promesso ma non ha mantenuto. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, attacca il governo regionale sulla mancata erogazione dei fondi al Teatro Marucino e non solo. Ascoltiamo l'intervista al primo cittadino di Gino Di Tizio. Siamo le solite purtroppo di una regione che a parole è molto forte ma che quanto a fatti è assai deludente. E purtroppo lo è anche su temi importanti, importantissimi, per i quali è venuto l'appello da parte di tutti, persino del vicepresidente Legnini, che in occasione di una manifestazione proprio al Marucino ha ricordato al presidente della regione come sia assolutamente necessario che il Teatro Marucino abbia i finanziamenti che gli sono stati promessi. Non annulliamo ovviamente
ovviamente le manifestazioni del bicentenario, ma certamente queste vengono ridimensionate se non arriveranno i soldi che la Regione ci ha promesso. Il Comune ha messo tutto quel che poteva, abbiamo messo anche più di quanto avevamo a disposizione, ma adesso siamo arrivati ad un punto nel quale o arrivano i soldi che sono stati promessi dalla Regione, forse arriverà il 2017, non c'è notizia del 2018, quello c'è promesso per quanto promesso per il bicentenario. Se non arrivano quelle somme, ovviamente la produzione che era stata già programmata per quest'estate non potrà che essere ridotta. C'è un'altra vicenda, quella della biblioteca dei Meis, soldi promessi che non arrivano, so che la riguarda, la sfiora, però c'è anche questo problema. No, non mi sfiora, mi riguarda pienamente, perché è un altro danno fatto alla nostra città, sono altre promesse di un presidente con due poltrone, ma ahimè anche con due parole, perché non riesce a mantenere fede alle parole che vengono date davanti alle persone che si sono impegnate per salvare quella istituzione culturale. Oggi noi abbiamo la biblioteca che in qualche modo ferma, avevamo soldi promessi dalla Regione che non sono stati erogati e non possiamo fare gare d'appalto se non arrivano i soldi che sono stati promessi. Questo è evidente, lo sa la provincia che deve fare quell'appalto, lo sanno le persone che stanno lavorando sulla organizzazione del trasferimento di quella struttura nella ex caserma Bucciante. Lega Ambiente Abruzzo ha presentato questa mattina a Pescara il primo studio sulla Green Mobility a cura di Andrea Poggio, responsabile nazionale mobilità sostenibile di Lega Ambiente, e l'accordo con Trenitalia per la Bike Green Station. Vediamo. Si parla tanto di Green Mobility, è il futuro questo di Marco? Oggi avete presentato un testo, un libro che parla proprio della Green Mobility che vorreste esportare a Pescara nell'area metropolitana. Sarà possibile in un tempo o futuro, in un prossimo futuro? Sicuramente è fattibile, anche perché ci sono realtà altrove che sono già futuro e quindi si tratta semplicemente di copiarle, non c'è un grosso lavoro da fare. Certo è che bisogna mettere insieme la giusta sinergia e partnership non solo a livello pubblico ma anche privato, affinché anche su Pescara possiamo avere servizi sulla nuova mobilità che sostanzialmente mette al centro l'intermodalità, la mobilità intelligente, l'utilizzo di più mezzi e più servizi che danno anche un attenzionamento, mettono anche un attenzionamento su quello che è la qualità della vita. Lei prima diceva in conferenza stampa giustamente l'alternativa dell'auto è importante, ma bisogna poter scegliere. Ci devono essere queste alternative? In Abruzzo, a Pescara siamo già pronti? L'alternativa ci permette di scegliere, se vogliamo scendere dall'auto privata e quindi contribuire a quella mobilità sostenibile dobbiamo potenziare i servizi che ci permettono di fare altro. Oggi qui a Pescara abbiamo lanciato l'accordo con Trenitalia che ci permette di mettere a disposizione anche a un prezzo vantaggioso il noleggio bici per chi arriva col treno, è un modo per creare dal basso le alternative e quindi offrire un servizio diverso. Partiamo da uno strumento che già è attivo, che è quello dell'utilizzo del trasporto in treno gratuitamente della propria bici. A questo uniamo l'accordo siglato oggi con Legambiente, che permette a chi arriva nella stazione di Pescara di poter fruire del noleggio o piuttosto che della riparazione del deposito con sconti dedicati per il proprio utilizzo. Avete già dei riscontri anche in altre città di questo nuovo modo di spostarsi? Il tema della mobilità sostenibile è un qualcosa che appartiene a tutte le grandi realtà, perché ci si mette a disposizione della comunità gli strumenti che sono necessari per vivere la città in maniera differente. Restiamo a Pescara, dove continua a tenere banco la questione riguardante i parcheggi sulla strada Parco. L'assessore alla mobilità Giuliano Diodati non ha escluso soluzioni alternative. Vediamo. Assessore, come ogni estate si torna a parlare di parcheggi, soprattutto parcheggi a ridosso della riviera. Lo scorso anno, due anni fa, era stato possibile parcheggiare le auto lungo la strada Parco. Sarà così anche quest'anno, nonostante la contrarietà di molte associazioni di ambientalisti e anche cittadini? Ma la mia idea è quella di non far parcheggiare sulla strada Parco.
perché ritengo che non sia una situazione obiettivamente civile il fatto di mettere le macchine mettendo a rischio e a pericolo anche i pedoni che ci sono. Insomma, io credo che non è sicuramente la soluzione migliore, ma nello stesso tempo mi rendo conto che noi abbiamo difficoltà di reperire parcheggi, per cui bisogna cercare di fare in modo di creare le condizioni migliori per chi vuole andare al mare possa in qualche maniera avere la possibilità di andarci. Stiamo cercando di trovare possibili soluzioni alternative. Credo che in qualche maniera nell'arco di qualche ora sarò in grado di proporre una soluzione alternativa. Naturalmente, voglio dire, io di questo ne voglio discutere con le categorie produttive, ne voglio discutere all'interno della mia maggioranza, ne voglio discutere all'interno della mia giunta, però credo che sia il momento, quando si parla oggi come oggi di mobilità sostenibile, di mobilità dolce, credo che sia importante anche dare un segnale in questo senso, per cui spero nell'arco di qualche ora di riuscire a dare soluzioni alternative anche per quanto riguarda i parcheggi, perché insomma abbiamo riallacciato un rapporto con alcuni proprietari di aree di parcheggi su Pescara, sperando che in qualche maniera si mostrino disponibili nei confronti dell'amministrazione a cedere queste aree per poter permettere il parcheggio. Bus navetta, assessore, potrebbero rappresentare una soluzione? Io credo assolutamente sì, i bus navetta rappresentano una soluzione, naturalmente vanno spiegati bene ai cittadini, vanno strutturati in maniera tale che uno sa nel momento in cui prende il bus navetta che i tempi di percorrenza per arrivare lì dove deve arrivare devono essere tempi di percorrenza rispettati e che permettono di poter, insomma, arrivare nei tempi giusti, quindi io penso che possano essere una soluzione importante. Dinamicità, strategie per la mobilità del futuro, questo è il tema del progetto che il consigliere comunale di Pescara di 5 Stelle di Pillo ha presentato oggi in conferenza stampa, è un evento che si svolgerà domani all'auditorium Flaiano, vediamo. Di Pillo, voi proponete un modello, un progetto di mobilità urbana a Pescara diverso, nuovo, innovativo. Non è soltanto per il Comune di Pescara, ma è per tutta la metropolitana. È un rendere dinamico quella che è la mobilità all'interno dello spazio dei vari comuni che fanno parte della metropolitana, tant'è che abbiamo invitato tutti gli amministratori, quindi non abbiamo più diciamo, un discorso solo esclusivamente cittadino, ma che arriva, diciamo, quasi al confine con il Comune di Chieti e con il Comune di Teramo. In conferenza stampa si parlava di questo numero impressionante, oltre 100.000 auto ogni giorno entrano ed escono dal capoluogo adriatico. Sì, questo è un dato che è riportato sul piano urbano del traffico del 2017 e ci manifesta in effetti un bisogno molto importante che è sull'area metropolitana e non solo sulla città di Pescara. C'è un bisogno di spostamento da parte di una grande massa di persone che devono entrare e uscire dall'area di Pescara. Questo ci porta alla definizione di una soluzione ad un problema, che è quello dello spostamento senza che per questo le strade vadano a congestionarsi in una maniera non gestibile né da un punto di vista della logistica né da un punto di vista dell'inquinamento dell'aria, su cui abbiamo delle problematiche storiche troppo importanti. Com'è nata l'idea di presentare questo progetto? Ma sono diversi anni che ci confrontiamo con la cittadinanza e con il programma nazionale del Movimento 5 Stelle. Sicuramente innanzitutto lo viviamo come cittadini, quindi siamo fruitori della mobilità pubblica e utilizziamo biciclette, automobili. E quindi abbiamo cominciato a ragionare dapprima in piccoli gruppi, poi sempre più estendendolo ad attivisti, ad altri partecipanti, l'idea di poter migliorare un po' lo scenario di mobilità. Siamo arrivati a questa fase dove proponiamo un modello che chiaramente non è la soluzione di una strada o di una città, ma quanto è piuttosto una strategia, cioè la capacità di osservare i fenomeni e migliorarli con dei modelli che possono essere adattati a singole città. Quindi Pescara rappresenta un po' la città laboratorio insieme a Torino e Roma e vogliamo cominciare da queste città per trovare soluzioni di lungo termine, strategiche e, diciamo, risolutive. L'Università dell'Aquila amplia la sua offerta formativa con nuovi corsi e i dati Alma Laurea sugli occupati ancora una volta premiano l'Ateneo.
Per il prossimo anno accademico ricca l'offerta formativa dell'Università dell'Aquila. 67 corsi di studio, 64 già accreditati, 39 ad accesso libero, 20 ad accesso programmato nazionale, 5 ad accesso programmato locale. Altri 3 corsi, in attesa del decreto ministeriale di accreditamento iniziale, verranno attivati per l'anno prossimo. Si tratta di logopedia, scienze e tecnologia dell'atmosfera, scienze applicate dei dati. Altro pezzettino aggiunto al puzzle dell'offerta formativa dell'Ateneo è un master in mediazione linguistica. Ci sono poi corsi di studio con accordi internazionali finalizzati al rilascio del doppio titolo. L'ultimo, il corso di economia con indirizzo management, che offrirà il curriculum internazionale con la prestigiosa Università di Twente in Olanda. La conferenza stampa dell'Università ha rappresentato l'occasione anche per presentare gli importanti risultati molto positivi del 20° rapporto di Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati. Già per il 2016 i dati del rapporto erano positivi, per il 2017 le risultanze sono ancora più soddisfacenti, ha detto la rettrice Paola Emberardi. La novità è che intanto ampliamo l'offerta, devo dire che la nostra offerta è già un'offerta molto ampia, però abbiamo ritenuto quest'anno di voler fare uno sforzo ulteriore per offrire delle cose nuove, molto belle, diciamo, che sono, vanno nella direzione di come si sta vivendo la società oggi. Noi siamo molto soddisfatti perché eravamo già in un'ottima posizione, infatti c'è stato l'anno scorso un famoso articolo dell'Espresso che ci poneva come Università dell'Aquila come prima delle università all'interno del panorama nazionale, prima università del sud, centro-sud, come università generalista con i dati occupazionali. Abbiamo dei dati migliori rispetto a quello dell'anno scorso, quindi maggiore occupazione sia dei triennali che delle magistrali, ed in più credo che sia interessante, abbiamo sempre un numero molto alto di laureati che vengono da fuori regione, quindi questo vuol dire che la nostra offerta è effettivamente un'offerta appetibile per studenti di un territorio più vasto che non quello dei nostri confini amministrativi. E ora ci spostiamo a Lanciano. I lavori per il rifacimento di Corso Trento e Trieste saranno sospesi a fine luglio per le attività estive e riprenderanno dopo le feste di settembre. Mentre i lancianesi cominciano a riappropriarsi dello struscio sul corso, nel tratto del primo blocco di cantiere riconsegnato alla città dopo i lavori di ripavimentazione, gli operai della Edilizia Strade di Campobasso si concentrano sul nuovo blocco di cantiere, lungo 50 metri, in direzione di Piazza Plebiscito. Dopo la rimozione del tappeto di asfalto, la ditta ha realizzato il canale di scolo delle acque meteoriche che attraversa trasversalmente Corso Trento e Trieste, all'altezza dell'inizio dei portici comunali. Una variazione al progetto sollecitata dagli esercenti del corso cittadino, allarmati dalle piogge di primavera, potenziale rischio di allagamento per i locali commerciali. La caditoia, ampia circa mezzo metro, avrà 30 cm di profondità e sarà in grado di intercettare 125 litri di acqua al secondo. Lungo i bordi del corso invece è stato deciso di implementare le canaline di 200 metri lineari per lato. I lavori proseguiranno fino a fine luglio, termine entro il quale sarà pavimentato anche il tratto lungo portici comunali fino a via salita della posta. Nel frattempo il primo blocco del cantiere sarà completato con la posa degli ultimi moduli della pavimentazione fino all'incrocio con via De Crecchio. Poi ci sarà la pausa estiva da inizio agosto fino a dopo le feste di settembre. In tal modo l'amministrazione comunale mantiene gli impegni presi con i commercianti, spiega l'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna. E finalmente, sottolinea il vice sindaco, i lancianesi cominciano ad avere un'ampia veduta di quello che sarà il nuovo corso della città. E ora allo sport, parliamo di Pescara, per cui arriva una buona notizia, in particolare dal calciomercato internazionale, perché l'ex biancazzurro Lucas Torreira sarà a breve un nuovo giocatore dell'Arsenal. La trattativa con la Sampdoria sta andando in porto e il Pescara incasserà 1 milione di euro in base ad accordi contrattuali presi con il club di Ferrero ai tempi della cessione del centrocampista uruguaiano. Intanto continuiamo l'analisi dei reparti del Pescara dopo attacco e centrocampo. Facciamo il punto della situazione circa la difesa. Vediamo.
Alcune delle dinamiche del Pescara nel settore della difesa dipendono dalla permanenza o meno di Cesare Bovo e Ugo Campagnaro. I due veterani hanno espresso la volontà di restare in riva d'Adriatico, ma è presumibile che il Delfino ne terrà al massimo uno e in questo caso la scelta ricadrà su Campagnaro con un contratto, anche quest'anno, a gettone di presenze, come fatto intendere due giorni fa dal presidente Sebastiani nel corso della trasmissione Replay. Campagnaro è un giocatore che non ha nessun tipo di problema dal punto di vista personale, quindi gioca o non gioca non crea problemi, se non crea non pesa sulle classi della società, ma è una scommessa che facciamo insieme. Se Campagnaro dovesse fare 20 partite facciamo bingo tutte e due. In scadenza Coda, che dunque andrà via. Nella zona centrale della difesa poi il Delfino potrà contare su Andrew Gravion e Marco Perrotta e tenterà di inserire sempre di più il millennial uruguaiano Edgar Elizalde. Sotto contratto c'è anche Michele Fornasier, ma il difensore veneto non sembra rientrare nei piani del Pescara e potrebbe partire. Al suo posto il DS Leone è alla ricerca di un centrale di discreta esperienza in cadetteria. I profili principali su cui sono finite le mire del Delfino sono Gennaro Scognamiglio e Michele Pellizzi. Scognamiglio è la prima scelta, ma è legato al Cesena da altri due anni di contratto e la trattativa non è così semplice da sviluppare. Diversa la situazione per Pellizzer, che è in scadenza con la appena retrocessa Entella, ma sul centrale altre squadre di cadetteria hanno concentrato le attenzioni, in particolare Avellino, Carpi e Salernitana. Già preso invece il difensore centrale ventenne Alessandro Celli, in scadenza con l'Andria. Circa i difensori di fascia, ha già salutato Antonio Mazzotta, in scadenza. Il volto nuovo è quello del 25enne Daniele Celliento, che arriva a parametro zero dopo essere andato a scadenza con la Viterbese, dove quest'anno in Lega Pro, tra campionato, Coppa e Playoff, ha disputato ben 44 partite con 5 gol all'attivo. Sono sotto contratto e destinati a rimanere Alessandro Crescenzi e Antonio Balzano. Il Pescara punta poi a portare a termine l'operazione col Genoa, scambiando i cartellini di Francesco Zampano e Riccardo Fiamozzi. Prima ci dovrà essere però l'ufficialità del mancato riscatto di Zampano da parte dell'Udinese. Per questo se ne riparlerà dopo il 20 di giugno. E ora la Serie C. In attesa di novità sul fronte societario, il Teramo sta osservando alcuni talenti della primavera dell'Inter che potrebbero rinforzare il Diavolo in un'ottica di collaborazione tra le due società. In pole position c'è il portiere Pissardo, ma interessa anche il centrocampista ghanese Danso. Jacopo Forcella. Il Teramo cambia location per il ritiro estivo dopo Vindoli due stagioni or sono con Lamberto Zauli e Alfedena nel 2017 con Antonino Asta. Stavolta il Diavolo preparerà la prossima stagione in casa. Nessuno spostamento dunque, tutto al Bonolis. Sarà l'occasione per avere i tifosi a pochi passi e far conoscere loro i nuovi arrivi. Peraltro la questione logistica inciderà anche sull'organizzazione delle amichevoli, che nelle intenzioni della società dovranno essere numericamente superiori rispetto alle scorse annate. Per quanto riguarda le trattative, invece, per il ruolo di portiere piace come il ventenne estremo difensore della primavera dell'Inter Marco Pissardo, che ha appena vinto il campionato battendo in finale la Fiorentina. Sandro Federico lo ha osservato e ne ha tracciato un profilo molto positivo. Pissardo nel 2016-2017 ha già avuto un'esperienza in Serie D, Girone A, con la maglia del Varese. Adesso potrebbe lasciare la Lombardia per andare in prestito e continuare il processo di maturazione, magari con la maglia del Teramo. Questo perché serve un profilo da affiancare a Lewandowski e il giovane di Verbania sarebbe l'uomo ideale. Poi perché la collaborazione tra il Diavolo e la società dell'Azzurra pare molto vicina e questo potrebbe spalancare le porte a più di un talento proveniente da Milano, come ad esempio il ghanese Stephen Danso, che potrebbe giocare indifferentemente sia da centrale in mediana che da mezzala sinistra. Anche Danso è un classe 98, dunque con un giusto mix tra giovinezza e quella esperienza, seppur minima, che al Teramo servirà per fare un campionato che si preannuncia comunque ancora complicato. Per questo Zichella e Federico vorrebbero in organico due calciatori che hanno nel proprio palmarès già più di un trofeo, seppur primavera. Nel frattempo però il patrone biancorosso Luciano Campitelli sta anche valutando l'eventuale allargamento della base societaria. Potrebbero essere discorsi anche molto rapidi e che potrebbero, se andassero in porto, rimescolare le carte del mercato che il Diavolo ha impostato, seppur solamente a grandi linee.
E restiamo in tema di Serie C perché è stata presentata oggi la 4 giorni di eventi organizzati dalla Federcalcio e dalla Lega di Serie C e che culminerà con la finalissima playoff tra Cosenza e Siena per la promozione in Serie B che si giocherà sabato sera allo stadio Adriatico Cornacchia. Vediamo. Ci sarà questa partita tra il Cosenza ed il Siena per assegnare l'ultimo posto valido per la Serie B, ma in questi 4 giorni ci saranno mostre, convegni, dibattiti, si parlerà di calcio a 360 gradi. Sì, noi si parlerà di calcio come contenuto, ma dobbiamo parlare anche di tanti contenitori. Noi abbiamo lanciato l'idea e poi lo verificherete, lo verificheranno tutti gli appassionati del calcio pescarese, non solo qui all'Aurum, all'Ex Aurum abbiamo allestito un progetto di comunicazione che sono tre espressioni per noi fondamentali e quindi ci ispiriamo ai valori. Noi stiamo creando dei contenitori, delle macro aree nelle quali dobbiamo operare per far sì che il calcio davvero cominci a diventare un nuovo umanesimo e quindi rappresenti il vero rinascimento del nostro paese. Presidente, possiamo dire che da oggi si inizia a lavorare, la Lega di Serie C inizia a lavorare anche per la prossima stagione, per il prossimo campionato, si guarda al futuro? Noi guardiamo sempre al futuro, la Lega è in continua evoluzione, una Lega in movimento, una Lega dinamica. Devo dire che in maniera molto scherzosa qualche giorno fa qualche mio collaboratore mi ha detto: Presidente, fermati, non riusciamo a seguire questo tipo di processo che è un processo sempre proiettato verso il futuro. Noi sappiamo, la nostra è una Lega che non è tra virgolette normale, non è ordinaria, la nostra è una Lega laboratorio, una Lega che deve sperimentare, deve provare di tutto e non a caso la politica dei tre punti, la politica dei playoff è nato qui in Lega Pro e si sta evolvendo qui in Lega Pro, quindi noi siamo la Lega dell'innovazione. Finisce qui la prima edizione del TG6, vi ricordo che tra pochi minuti tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sul sito www.tv6.it oppure sulla nostra pagina YouTube. Invece il TG6 tornerà con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.